Salve, siamo su Broker Community, la web di TV in streaming del sito raffaeleparone.it. Oggi abbiamo una nuova rubrica che è fare sviluppo locale. L'impresa è una storia. L'idea di raccontare le storie di alcune imprese significative, emblematiche, rappresentative della nostra comunità locale. Iniziamo con un'impresa. Ringrazio Pietro La Rocca che è qui con me. Iniziamo con un'impresa proprio emblematica della nostra cultura, della nostra storia, che è Valle dei Maggi, che è un agriturismo, è un'azienda agricola, è un'azienda agrituristica, è un centro di benessere, è una fattoria didattica, quindi è un'azienda molto, molto bella, molto significativa. Partiamo da Valle dei Maggi, Pietro. Valle dei Maggi è la storia nostra, la storia dell'umanità. L'insediamento urbano nella Valle dei Maggi è più antico forse quanto l'umanità. Sì, lì nella pianura di Catania, alla fine della pianura di Catania, a Valle di Caltagirone, dove passa il fiume di Caltagirone, tanti anni fa, molti decenni fa, c'era il popolo dei Morgeti. Lì tanti arrumeti, tante case, vi abitavano le famiglie, molto operai, e quindi l'attività si svolgeva nelle campagne. E quindi lì proprio c'era la vita dell'attività arrumicola. Naturalmente oggi, col passare degli anni, sono cambiate tante cose, quindi ora le attività che una volta si esercitavano con vecchi sistemi e con tante persone, oggi l'innovazione porta a creare un'attività diversificata. La nostra è una terra di tradizione millenaria di agricoltura e di artigianato. Sì, diciamo che tutto il Calatino è in particolar modo ha un'economia che è diversificata al massimo, abbiamo una potenzialità enorme, lo sappiamo un po' tutti, ce lo ripetiamo un po' tutti, e la realtà purtroppo se è tutti insieme si riesce veramente a far decollare. Lo vediamo chiaramente da Mazzarrone, con l'uva, a San Cono nel Filo d'India, Re Michele, Pregonia, Sturdia con gli agrumeti, ma l'artigianato che si ha anche in giro è un artigianato molto fiorente, vero, dove da tutte le parti ci cercano. Andiamo alla vostra azienda. Come nasce questa azienda? Qual è l'origine? Qual è l'origine di questa storia, di questa azienda? Ma diciamo che l'azienda nasce non per cercare di dare una ricchezza personale, ma nasce principalmente per una soddisfazione vera di fare impresa, ma di fare impresa e di farla in famiglia. Quindi negli anni 90, nella crisi economica, che era come quella attuale, forse un po' meno, però era sempre una crisi molto acuta, si è avuta l'idea di creare un'azienda in famiglia, un'azienda con il principio di fare una trasformazione di un prodotto, di fare una marmellata. Da lì invece l'idea dei fratelli è stata quella invece di valorizzare al massimo l'azienda facendo un'attività diversificata. Come è iniziata? Mi ricordo, è nata la stagione dei patti territoriali, quando l'Europa un po' investiva nello sviluppo locale. Diciamo che alla fine degli anni 90, con l'inizio del 2000, no? Ci sono state molte opportunità, dai vecchi programmi operativi, dai piani di sviluppo, ma anche dai contratti d'area, dai patti territoriali. E devo dire che nel fine degli anni 90, all'inizio del 2000, il nostro territorio era molto unito, molto più di ora, e da lì sono uscite fuori tante cose. Una di queste cose sono stati i patti territoriali, che hanno dato una spinta a tutte le aziende, ai leader, ai programmi leader, hanno dato una spinta affinché veramente le imprese integravano le proprie necessità per formare veramente un'impresa che era innovativa. In fondo, se ci riflettiamo, quei programmi di parte territoriale portavano a fare programmazione non solo nel territorio, ma anche a pensare all'impresa con un proprio piano di impresa, quindi pensare, fare un'impresa più pensata, più programmata. E come si è sviluppata la vostra idea della trasformazione? Cioè, voi in quanto voi siete partiti dall'arancia.
Sì, noi siamo partiti dall'arancia, mi ricordo benissimo con un regolamento comunitario, l'866, che finanziava le industrie agroalimentari. C'era una normativa che era carente, però al di là di questo aspetto, no, l'idea era questa, quella di far diventare un'azienda che oltre a fare un prodotto primario faceva anche un prodotto finito, perché la mentalità delle aziende nostre, piccole aziende, è quella di pensare a fare un prodotto e poi commercializzarlo sulla pianta, mentre invece la nostra idea era quella di creare un prodotto, ma cominciare a fare all'interno dell'azienda quello che era un laboratorio di trasformazione per fare una vendita a stoccaggio della trasformazione. Io ho visto che la vostra azienda adesso è un'azienda diversificata, cioè c'è la produzione delle arance, c'è il laboratorio di trasformazione e c'è anche il punto vendita dentro questa azienda, molto bella. Sì, io ti... Avete rapporti anche con le scuole, con i centri di ricerca? Noi... Con anche sulla tradizione? No, ormai l'azienda è diventata diversificata, ma io penso che il futuro è proprio questo. Già in Emilia, in Toscana, le aziende sono tutte diversificate, solo che noi abbiamo un valore aggiunto, noi non dico nostra azienda, ma il nostro territorio, quello di avere delle vere aziende, cioè dell'estensione di aziende, di coltivare veramente un prodotto che è unico, però facendo impresa poi tu capisci che deve diversificare l'economia. Quindi noi principalmente, anche verificando che il territorio negli ultimi anni si è disintegrato nella parte politica, nella parte sociale e anche con la crisi, abbiamo cercato di diversificare le attività. Quindi da un lato si è pensato a migliorare, a modernare l'azienda, dall'altro lato si è pensato a diversificarla con con un laboratorio per fare trasformazione di marmellate, e si è fatto un punto vendita anche per vendere nelle giornate di più utenti, ma comunque a tutto questo quello che poi è stato importante è quello di aver fatto una collaborazione con diverse università. Io mi ricordo, abbiamo in atto sempre la collaborazione con l'Università di Ingegneria Agraria, perché all'interno dell'azienda è nato un impianto di fitodepurazione, perché uno dei problemi che esiste un po' in tutto il territorio è quello del riutilizzo delle acque reflue, o quantomeno dello smaltimento delle acque reflue. Quindi noi ci siamo posti il problema nei tempi, e grazie all'Università di Ingegneria Agraria abbiamo creato anche un impianto di fitodepurazione che oggi è in attività, e questo ci consente di stare tranquilli. Poi per quanto riguarda invece i bambini, la fattoria didattica, noi da sempre, da anni, abbiamo creato un buon rapporto con tutte le scuole del territorio, ma cercando di favorire al massimo la conoscenza della produzione primaria, ma anche della trasformazione, ai bambini. Quindi i ragazzini vengono lì, si fa anche educazione alimentare? Diciamo che le scuole ci chiedono direttamente loro, no? Dipende anche dall'età dei bambini, se sono di prima elementare o di quinta, ci chiedono esattamente quello che loro vogliono. Quindi ci sono bambini e bisogna unire un po' il divertimento della giornata, della gita, e con l'attività didattica. Ma devo dire che anche questo processo sta andando in evoluzione, nei prossimi anni sicuramente il pasto dei bambini diventerà invece la degustazione della giornata, di quello che si fa. E quindi poi la vostra azienda fa più servizi, fa alloggi? Sì, noi fin dall'inizio abbiamo un bar molto bello, sì. Chi viene lì che servizi trova? Ma noi intanto il nostro slogan è l'arte, natura e benessere. Quindi la natura perché proprio siamo all'interno di una campagna, l'arte perché noi abbiamo diverse strutture con diversi architetti che hanno investito anche loro in immagine della nostra azienda. Quindi abbiamo architetture diverse, abbiamo architetture storiche, abbiamo architetture contemporanee, e questo si innesca bene all'interno della campagna. Di recente abbiamo attivato un centro benessere, anche perché bisogna unire la tradizione ma anche con l'attualità. Puoi descrivere questo centro benessere, che è un po' l'evoluzione, la parte finale nel tempo?
Ma l'idea, diciamo, l'idea è questa, che è anche l'idea di marketing, è quella che le persone da un lato vogliono visitare i luoghi attorno a noi, però è anche vero che quando poi sostano, soprattutto per l'intero periodo nella parte invernale, dove questi centri sono, hanno più affluenza, parliamo di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, dove con il freddo si cerca invece il caldo, l'acqua calda, no? Quindi questo centro benessere in pratica, quindi c'è una piscina, c'è una piscina con acqua calda riscaldata, abbiamo l'idromassaggio, sauna, bagno turco, abbiamo una struttura tale che può benissimo far rilassare le persone, far stare bene le persone e trascorrere un weekend veramente di relax. Il vostro mercato di riferimento è solo locale oppure è un mercato di riferimento regionale? Perché è diversificato, c'è chi viene a mangiare, c'è chi viene al centro tenese, chi acquista i prodotti? Purtroppo, nel senso che per fare impresa non è così semplice, ogni mese si diversifica il tipo di utente, quindi più l'economia dell'Interland va avanti e più si diversifica il cliente, quindi si parte da un'utenza scolastica, da un'utenza di rappresentanti, di professionisti, dipende dai periodi del mese, ma molte persone vanno anche cercate, cioè ormai un'azienda, ormai tutte le aziende hanno la propria base logistica dove si ha la ricerca anche del cliente. Abbiamo rapporti anche con scuole superiori, organizziamo anche degli stage di progetti nazionali, progetti C1, C5, che sono progetti che danno la soddisfazione all'azienda ma anche ai ragazzi di stare un mese insieme e fare attività di tutoraggio ma nello stesso tempo fare attività lavorative di artigianato, e da lì abbiamo coinvolto, coinvolgiamo e abbiamo coinvolto anche imprese di Caltagirone, di Gran Michele, anche di imprese faccio un esempio, noi abbiamo fatto diversi stage ma ce n'è stato uno in particolare che è stato fatto con una scuola di bagheria dove cioè, questo è un lavoro che dà più soddisfazione, dove i ragazzi ogni giorno, ogni mattina partivano dalla nostra azienda e andavano con autobus a lavorare, quindi andavano in impresa di comunicazione o impresa di ceramica o andavano in impresa di ristorazione ad alto livello e quindi una formazione sul campo, ma proprio loro lavoravano dalle 8 di mattina fino al pomeriggio, poi il sabato e la domenica si divertivano attraverso delle escursioni organizzate tutte da noi, questo per un mese. Questo tipo di attività poi giorno dopo giorno innesca un rapporto sociale tra l'azienda, i ragazzi, gli insegnanti e quindi si innesca anche un approfondimento di quello che sono le conoscenze del territorio, si fanno delle visite dirette poi agli enti locali, ospiti di amministratori, di scuole, cioè veramente si passa un mese intenso e da lì esce fuori con i rapporti. Ecco, questa è l'idea che avevo pensato io quando ho pensato a questa rubrica. Cioè questa idea mi è venuta andando osservando, analizzando i dati che l'Unione Europea dà ogni anno rispetto allo sviluppo dei territori, e noi siamo un territorio, siamo tornati dopo che eravamo recuperati molto, siamo tornati in un'area con molto ritardo, la Sicilia tra le regioni più in ritardo in Europa. Quello che mi ha colpito è che l'unico dato positivo era l'innovazione delle imprese. Le imprese sono quelle che ancora ci credono, sono quelle che, e quindi quello che racconti tu è di un'impresa che fa sviluppo locale, che fa formazione, fa innovazione, crea occupazione, crea reti. Tu cosa pensi che la nostra società dovrebbe fare per aiutare le imprese come le tue a svilupparsi ancora di più? So che è difficile. No, ma sì, no, sicuramente la domanda è bella,
però bisogna valutarla a più livelli, a un livello nazionale, a un livello regionale, a un livello locale, però entrambi, tutti i livelli devono essere integrati tra di loro, cioè a livello nazionale non ci sono delle vere riforme, cioè delle riforme strutturali, a livello regionale in questo momento ci sono solo delle riforme di distruzione e non ci sono delle riforme di costruzione. A livello locale, l'ente locale è nascendo abbandonato, non arrivano più fondi, non arrivano più niente, quindi... Come lo vedi in tutto il comune? Mi sembra che non ne parla nessuno. Ma la verità è che in questo momento tutto quello che è riforma, no? è ben accettato. Un consorzio comune è una vera riforma e quindi da lì veramente può nascere, anche perché più si è più compatti e più si può omogeneizzare meglio, economizzare meglio sia le spese ma anche gli investimenti. L'esempio più banale può essere, lo dico, sarà una stupidaggine, però è importante per capire, no? Creare un'estate senza spese, no? Per ogni comune, già il consorzio dei comuni dà l'idea di sfruttare un'estate per ogni comune tutti insieme, sfruttando al massimo quelle che sono le organizzazioni culturali, sportive, sociali e senza fare nessuna tipologia di spese. Vedo come facilmente un'impresa che ha necessità di vivere, un'impresa esistenziale, la vita dell'impresa, non può come un ente locale che può anche non svilupparsi, l'impresa deve per forza svilupparsi, perché se non si sviluppa torna indietro, si comincia, decresce, va indietro. E questa storia che ci raccontato dietro un po' ci dà l'idea che cos'è un'impresa e come almeno noi concepiamo, local community appunto pensa a questo, come colloquiamo le nostre imprese e il nostro sviluppo locale. E come ci collochiamo dentro questa crisi? Io voglio solo ricordare che siamo in un territorio di una ricchezza ambientale, di clima, di cultura, di tradizione, di storie millenarie. Il mondo si apre, opportunità nuove, siamo dentro la Valle dei Margi, ma siamo dentro la Val di Noto, che è stata riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, Caltagirone e Biriterno sono stati proprio riconosciuti Patrimonio dell'Umanità, siamo dentro questa rete. Questa trasmissione vuole dare il segno di non rassegnarsi, che fare in modo che da questa crisi possano nascere anche nuove idee per creare sviluppo. Lo facciamo nelle imprese, siamo partiti dalle imprese e io ringrazio Pietro che volevo un po' che riuscire a essere una tua conclusione rispetto a questa esperienza che abbiamo fatto oggi. Ma io intanto ti ringrazio perché devo dire la verità, mi ha preso all'improvviso oggi pomeriggio e quindi non c'era niente di organizzato prima, però questa è l'idea che quando si vuole fare qualcosa, si vuole dare un contributo, credetemi, un contributo che nelle nostre discussioni da amichevole che noi sempre ci siamo fatti, voglio dire, cioè, quello che noi ci diciamo in privato, dirlo davanti a una telecamera in modo tale che gli altri possano dire anche la loro opinione, voglio dire, questa è una grande opportunità. Quindi io ti ringrazio e spero di incontrarci anche più numerosi. Infatti, noi continueremo questa nostra trasmissione, queste registrazioni, con la collaborazione di Michele Lauria, proveremo a mettere sui gruppi con i sottotitoli in inglese, perché appunto siamo in streaming e possiamo entrare in contatto con la comunità internazionale, abbiamo opportunità, questa è la grande libertà forse per questi strumenti di grande innovazione, cioè abbiamo una crisi della democrazia, nello stesso tempo abbiamo una crisi della grande opportunità. Noi la domenica con Alessio ci dilettiamo a fare questi, che sarebbe mio figlio, per queste esperienze. Io ringrazio te Pietro, hai aperto un nuovo ciclo di incontri, già ho contattato una serie di altre imprese appunto emblematiche, significative, innovative che danno la speranza al nostro territorio di poter oggi sopravvivere e domani la speranza di tornare al nostro gruppo come è stato anche in passato. Buonasera e arrivederci.
No, ma non è vero.